Umberto Leone, il creatore del premio Pino Veneziano, che presiede l'associazione, si chiama Cunta e Canta, Selinunte, Cunta e Canta. Umberto, chi era Pino Veneziano per le nuove generazioni? Noi l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo apprezzato, l'abbiamo stimato. Chi era Pino Veneziano? Cosa ti ricordi di Pino Veneziano? Pino Veneziano era un personaggio singolare, era un cantastorie che aveva un ristorante qui in queste spiagge sotto l'acropoli di Selinunte. Non era un cantastorie con il cartellone, forse le sue canzoni seguivano un altro tipo di tradizione rispetto al cantastorie, poteva essere un po' più cantautorato, diciamo, ma fatto sta che lui raccontava la cronaca di quegli anni, che erano gli anni 70. Politicamente chi era Pino Veneziano? Attraverso la sua musica, era uno di sinistra, un anarchico, un rivoluzionario, era chi era? Ma insomma, Pino Veneziano era Pino Veneziano. Vabbè, non è che era uno spirito se libero. Vogliamo dare, diciamo, se vogliamo dare una connotazione. No, io posso più che altro descrivere un po' l'ambiente, sì, in cui Pino, insomma, viveva e lavorava. E attraverso il suo socio e nostro amico Yo-Yo, che invece era un militante di lotta continua, diciamo, questo attirava un certo tipo di intelligenze che andavano da Rostagno a Danilo Dolci, da Corrao a Vincenzo Tusa e tanti giornalisti, anche uomini di spettacolo, De André. E, diciamo, era questo un po' l'atmosfera, il giro. Gli anni 70, insomma, lo sappiamo, sono stati ancora più forti del 68, della fine degli anni 60. Per cui, diciamo, l'atmosfera era quella. Pino Veneziano forse è stato più conosciuto dopo che ci ha lasciato che prima. Ma Pino intanto non era uno, quando dico personaggio singolare intendo dire anche che non era uno che amava tanto le luci della ribalta, insomma, per lui c'era il lavoro, c'era questo mare e il suo palcoscenico preferito erano i tavoli del suo ristorante. Era un cuoco? No, era un cameriere, fu pure cuoco, insomma, ci si interscambiava dentro quel ristorante anche. Poi il cuoco ufficiale, per esempio, quando era Ignazio, no? Però Pino pure lo fece, per esempio, proprio ai primi tempi, credo, della Zabara, anche al Lido Verde, quindi il cuoco pure lo fece. Quindi c'era una certa intelligenza all'interno del suo ristorante. Sì, diciamo che appunto attorno alle sue canzoni c'era una certa c'era una socialità che si sviluppava attorno a quelle canzoni, degli incontri, e tu, insomma, abitante della borgata, perché lì la borgata, oltre che i turisti, gli avventori, gli archeologi, gli appassionati di Magna Grecia, anche per noi della borgata, anche per i figli dei pescatori, era un punto di ritrovo, per i pescatori stessi era un punto di ritrovo, insomma, lì ci venivano tutti e questo ci aiutava a venire a contatto con queste intelligenze, come dici tu. Quanti anni aveva quando Pino ci ha lasciato? Pino aveva 61 anni quando ci ha lasciato e ci ha lasciato improvvisamente.